Quanta fatica mi costò affrescare la volta della Sistina? Abbastanza. Non so se fosse più la fatica fisica o quella mentale a lasciarmi acciaccato al termine di ogni giornata di lavoro. Iniziavo all'alba ancora stanco del giorno prima e terminavo solo dopo che il sole era calato di parecchio. Mi ritrovavo spesso a dipingere ritto in piedi con il capo rivolto verso l'alto. Rimanevo così tanto in quella posizione che mi capitava di non capire più quale fosse il basso e quale forse fosse l'alto. I capogiri poi erano all'ordine del giorno e spesso perdevo il senso dell'orientamento. Il Vasari scrisse in merito a questa faccenda. Fu condotta a quest'opera con un suo grandissimo disagio dello stare a lavorare col capo all'insù e talmente aveva guasto la vista che non poteva leggere lettere, né guardare disegni se non all'insù, che gli durò per parecchi mesi. Ed io ne posso far fede che, avendo lavorato 5 stanze in volta per le camere grandi del palazzo del duca Cosimo, se io non avessi fatto una sedia che s'appoggiava la testa e si stava a giacere lavorando, non le conducevo mai, che mi ha rovinato la vista e indebolito la testa di maniera che me ne sento ancora. E stupisco che Michelagnolo regressi tanto a quel disagio. Imperò accesso di ogni più dal desiderio del fare e allo acquisto al miglioramento che fece. Non sentiva fatica né curava disagio.